Tutto bene ciò che finisce bene, quanto dichiarato ai nostri microfoni dalla presidente dell'Associazione Sanità e Vita, Alessandra Cozza, e lo fa con un pizzico di ironia, visto e considerato che sono 8 anni che l'ospedale di Praia Mare avrebbe dovuto avere una risonanza magnetica. Siamo contenti che dopo, diciamo, quasi 8 anni, la risonanza magnetica finalmente è entrata in funzione a Praia. Perché si è partiti da molto lontano, cioè è stata acquistata con una delibera Consip del 2012, è stata installata a Praia nel 2017 e solo adesso è entrata in funzione. Che cosa manca però adesso all'ospedale di Praia Mare? Ancora manca tantissimo, per esempio all'interno del reparto di radiologia sicuramente adesso è necessario un nuovo mammografo. Perché siccome sappiamo bene che un reparto che lavora bene e che gode della fiducia di tanti cittadini, gli strumenti utilizzati nel tempo hanno bisogno di essere sostituiti, quindi siccome il mammografo ormai è abbastanza vecchio e inizia ad avere qualche problema, è necessario che venga sostituito, altrimenti si rischia di non garantire le prestazioni e non garantire soprattutto l'attività di prevenzione, lo screening che su Praia Mare si sta facendo anche da parte dell'ASP di Cosenza, ma è necessario che l'ospedale di Praia sia riattivato completamente, quindi che adesso sia stata messa in funzione la risonanza magnetica, benissimo, siamo contenti dopo tante lotte, battaglie varie che abbiamo fatto presso tutte le istituzioni in questi anni, siamo contentissimi che sia entrata in funzione, ma noi non dimentichiamo che l'ospedale di Praia Mare deve garantire, come diciamo da tempo, l'emergenza urgenza e quindi il pronto soccorso che funziona appieno, un reparto di chirurgia d'appoggio, la medicina e tutta una serie di ambulatori e reparti collegati a questi servizi, quindi che non pensino coloro che adesso stanno inneggiando tanto al fatto che finalmente la risonanza magnetica è arrivata a Praia che sia finita qui, perché sappiamo bene che il commissario Cotticelli si è attivato con il riordino della rete ospedaliera per quanto riguarda l'emergenza Covid, no? E quindi c'è un nuovo provvedimento che ha stabilito determinati posti letto in vari presidi ospedalieri, posti letto relativi alla terapia intensiva, post intensiva, eccetera. Ma noi siamo in emergenza da tempo, quindi questo deve essere solo l'inizio di un percorso che spero che finisca finalmente, che finisca a breve, affinché l'Alto Tirreno Cosentino, attraverso la struttura di Praia Mare e le altre strutture che sappiamo, possa avere quello che gli spetta per garantire un servizio fondamentale ai cittadini, perché ora i LEA non sono sicuramente garantiti.